Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le grandi interviste. Oggi è dedicato ai maestri dell'arte. Ci troviamo infatti nella casa studio del maestro Del Vigo. È un artista che come pochi sa raccontare incubi, paure e ossessioni che scaturiscono sempre dalla sua fervida mente dissacrante. Solitamente chi osserva le sue opere si pone sempre delle domande. Credo che sia questo suscitare delle curiosità negli altri che renda grande e geniale un artista. Vede cose che noi non vediamo. Come molti artisti si dedica al disegno sin dall'infanzia, ma lo utilizza prevalentemente come mezzo di comunicazione per esprimere e trasmettere agli altri le proprie sensazioni, le proprie pulsioni. All'età di 12 anni dipinge il suo primo quadro, a cui dà il titolo di autoritratto anziano. È un dipinto che scaturisce da una visione che gli ha di se stesso trasfigurata dinanzi ad uno specchio, dove si riconosce ma con fattezze di uomo anziano. Del Vigo ha numerose mostre al suo attivo in giro per il mondo. Ne cito qui alcune. I luoghi dell'Es, dove descrive l'istanza intrapsichica, quella più arcaica della nostra mente, quella che forse potremmo più semplicemente definire inconscio. Animalia è invece una rivisitazione dei ritratti dei grandi maestri, dove più che altro a livello psicologico associa animali ai vari personaggi. Tratta poi una complessa rilettura del genio di Rembrandt. Con la serie Rembrandt's Delirium si cala profondamente nelle vesti dell'autore e ne sconvolge il portato linguistico in una sorta di delirio. Os Dementia rappresenta invece il ritratto attuale della società, una società borghese, decadente, priva di ideazioni, di miti, di ideologie. Tu nasci surrealista, vuoi descriverci in breve questa forma d'arte che ami definire la pura essenza della verità interiore e cosa cerchi attraverso di essa? A differenza di altri movimenti, il surrealismo non è una scuola artistica e nemmeno un movimento estetico. Il surrealismo è una filosofia di vita che si esprime attraverso l'arte, la poesia, la cinematografia e racchiude tematiche quali l'amore, il sogno, la follia e la liberazione, che sono concetti fondamentali correlati tra loro, che hanno come solo scopo arrivare alla conoscenza. Nell'uomo è insita una distinzione tra l'amore e la conoscenza, mentre nella ricerca surrealista questa polarità è superata e unificata, affermando non che la conoscenza trovi la sua esaltazione nell'amore, ma al contrario che l'amore trova la sua sublimazione nella conoscenza pura dell'essere. Ed è attraverso il sogno e la follia che il surrealismo si avvale di questi mezzi per individuare e combattere la razionalità insita in ognuno di noi, ma che viene oppressa da un sistema che attraverso determinate trappole tende ad annullare la non razionalità dell'individuo a proprio favore. Come nasce una tua opera d'arte? Spesso i miei dipinti nascono attraverso un meccanismo che è molto simile alla scrittura automatica. Mi ritrovo a dipingere soggetti insiti nel mio subconscio, pur non capendo ciò che in quel momento sto rappresentando. E questo vale anche per i titoli a cui assegno loro, non conoscendone il motivo. Solo per distanza di tempo mi rendo conto che la vera opera d'arte è il titolo, cioè il pensiero individuale, e non tanto il quadro rappresentato, che è semplice materia. Si usa spesso la parola artista, talvolta anche a sproposito, ma chi è in realtà un artista? L'arte da sempre è intesa come modo per guardarsi e leggersi nel proprio io, lasciando che tutto emerga sul supporto, dagli incubi, dai desideri, dalle passioni, dai dolori. L'arte è un linguaggio che ha la grande capacità di trasmettere emozioni. Un artista è colui che non si ferma al visibile, ma ha una vista superiore, cioè ha la capacità di vedere di là di quello che vediamo, offrendo una visione diversa della realtà con le opere d'arte che realizza, creando spesso un contrasto con la nostra capacità di accettazione della stessa. A tal proposito ricordo che a una esposizione artistica collocai un vater in mezzo a una delle sale espositive, studiando il comportamento dei visitatori verso di esso. Ed era evidente che il pubblico, pur sapendo che si trattasse di un vater, non lo osservava per la sua funzione nativa,
ma lo guardava con un occhio diverso, e questo semplicemente perché non era collocato nell'ambiente a cui era destinato. E questa è la grandezza dell'artista, che in tal modo stimola l'osservatore a una riflessione e ad imparare a vedere oltre. Soltanto abbandonando la nostra razionalità inizieremo a vedere che cos'è un'opera d'arte. Ed è qui che inizia la dimensione della bellezza. E senza immersione della follia non nascerebbe mai un'opera d'arte. Quando ammiriamo un'opera d'arte è come quando ammiriamo una perla, dimenticando che la perla in realtà è la malattia della conchiglia. E senza la malattia dell'artista quell'opera non sarebbe mai nata. Un'opera d'arte è tale quando il mio sguardo non la esaurisce, rimanda ad un altro significato, e l'essere incantati consiste nel fatto che davanti a quell'opera d'arte io continui a cercare quell'ulteriorità di significato. La differenza tra gli oggetti e l'opera d'arte è che mentre gli oggetti si esauriscono al mio sguardo che ne cattura il significato, nell'opera d'arte non riesco a catturare la totalità di quel significato. Vorrei farti ora una domanda un po' retorica che solitamente viene rivolta ad un artista, sia esso un pittore, un poeta, un musicista, uno scultore. Cos'è per te la bellezza? La bellezza non ha canoni precisi, ognuno la percepisce a modo suo, ma in ogni caso è una cosa che ti porta alla dimensione del sublime. Attenzione però, perché la bellezza non è una cosa tranquilla, ma è una cosa che inquieta. Thomas Mann diceva che la bellezza trafigge, paralizza. Nessuno ha potere sul bello, ma il bello ha potere su di te, che di fronte alla bellezza hai una sorta di paralisi, di panico, di perdita di controllo. Basti pensare in questo caso alla sindrome di Stendhal. Tra i vari autoritratti che hai eseguito, ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito, sicuramente per la sua originalità. Si tratta dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Puoi descrivercelo? Nel 2010 dipinsi il mio terzo autoritratto, un'opera a cui tengo molto, in quanto viene spiegato il dualismo tra il del vivo uomo e il del vivo artista, il buio e la luce, l'uno materia e l'altro spirito, in contrasto tra loro, ma due principi complementari e inscindibili. È il principio dell'integrazione degli opposti. Solo attraverso il buio la luce prende forma, solo attraverso il male il bene viene esaltato, così come maschile e femminile. E solo attraverso l'esperienza del buio e della paura ci arriva a partorire. L'uno ha bisogno dell'altro per arrivare alla conoscenza e di conseguenza alla luce. E questo si percepisce attraverso la mia ultima ricerca artistica. Sancta Sanctorum. Ecco, parliamo ora di questa tua ultima serie pittorica che ti ha consacrato a livello internazionale, che potremmo definire un sunto tra lo stile caravaggesco e surrealista, assai intriso di gnosticismo. Con il termine Sancta Sanctorum di solito si definisce il luogo più sacro di un edificio religioso, dove viene custodito ciò che è di più caro alla fede, a cui hanno accesso davvero solo pochissime persone. Nel tuo caso, cos'è il Sancta Sanctorum? L'intento è quello di soffermare l'attenzione sulla rinascita dello spirito. In questa società dei consumi, dove tutto ormai sembra solo far di conto, il mio sguardo si rivolge all'arte del passato, approcciandomi alla contemporaneità. Il mio è un viaggio introspettivo, oltre la carne, dove attraverso il tema della morte, della scarnificazione e della trasfigurazione, affronto le mie visioni, le mie paure più ancestrali, alla ricerca del mio proprio Sancta Sanctorum, della mia essenza, della mia parte più intima, ciò che custodiamo gelosamente e che abbiamo timore a tirare fuori. Sancta Sanctorum sono tele che studiano e raccontano l'inconscio, un percorso per descrivere la continua ricerca del sé, superando la costrizione della materia verso il raggiungimento dell'essenza profonda, che sono poi concetti surrealisti, comunicati attraverso il linguaggio universale, unico e riconoscibile. Opere che nascono dettate dal subconscio come proiezione di un viaggio interiore attraverso il sezionamento dell'anima che trasfigura la figura umana, raggiungendo l'immortalità e la conoscenza. Una serie raffigurata attraverso la luce che nasce dal buio, definendo una materia smaterializzata e proiettata nel tempo e nello spazio,
estraniandomi dal materialismo ed esaltando l'introspezione. Come diceva Witkin, la contemplazione della distruzione non è distruttiva, ma partecipa alla costruzione del sacro e del moderno. E attraverso la distruzione della tradizione e la putrefazione della carne che può concretizzarsi una rigenerazione dell'immagine. Puoi dirci qual è il tuo rapporto con il mercato dell'arte? Sai, tocco un tasto un po' particolare, in quanto un mio pensiero riguardo. Dopo che la situazione attuale del mercato odierno dell'arte sia solo mera speculazione, di cui chiaramente non ne posso far parte. L'opera d'arte, per essere tale, deve portare in sé quella carica di trascendenza che chiamiamo poesia. E purtroppo ciò non avviene nella società dei consumi, dove opere di determinati artisti contemporanei raggiungono prezzi incredibili nelle aste, mentre molti autentici artisti non arrivano neanche a un millesimo di quelle cifre. È un problema di mass media, di mercanti, in quanto il mercato viene condizionato dall'azione congiunta e malefica di mercanti e collezionisti. E quanto più lontana l'espressione artistica, tanto più si ha successo. Sì, purtroppo quello dell'arte è un mercato davvero spietato, dove troppo spesso il valore monetario di un'opera non è sempre legato alla sua qualità. So che ti senti molto vicino ai paesi dell'Estremo Oriente. Sei direttore artistico della Jiangxing International Art in Cina. Hai anche organizzato un gemellaggio artistico tra il nostro paese e la Cina, proprio qui in Italia. Sarebbe davvero interessante anche uno scambio artistico con la Corea. È un paese molto bello, denso di storia, cultura e anche tradizioni millenarie, che sta da tempo maturando molto interesse e curiosità verso l'arte occidentale, in particolare quella italiana. Cosa ne pensi? Sì, sarebbe sicuramente molto interessante. Negli ultimi anni la Corea del Sud ha guadagnato sempre più popolarità a livello culturale e la consacrazione è arrivata con la prima edizione della Fiera d'Arte di Seoul. E questo grazie ai finanziamenti del governo coreano che sta investendo molto nella cultura, anche per aumentare l'immagine positiva del paese. E così come grandi aziende quali Hyundai e Samsung che hanno portato alla creazione di collezioni e istituzioni conquistando un posto di rilievo tra le eccellenze mondiali. Inoltre, cosa molto interessante, che c'è un aumento senza precedenti dell'interesse per il collezionismo d'arte da parte delle giovani generazioni. Una nuova classe di collezionisti tra i 20 e i 40 anni che hanno maturato un forte interesse per il mercato dell'arte, vedendolo come una buona diversificazione degli investimenti, oltre a riconoscere le arti come simbolo di uno status sociale. Bene. Termina qui questa intervista. Vorrei ringraziare il maestro per questa piacevolissima e interessante chiacchierata. E vorrei anche aggiungere che è sempre una grande emozione poter penetrare nell'intimità di un artista. Grazie Ettore, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi.